Lorenza è venuta ospite a Hollywood Party più volte e ogni volta ne scoprivamo un pezzo, cioè nel senso è venuta la prima volta per Il cielo cade, quindi abbiamo scoperto che lei aveva scritto questo romanzo anche e soprattutto a partire da quello che le era successo, perché da quel romanzo era stato tratto un film per lei. Poi è venuta per Diario londinese, che è il racconto della sua avventura a Londra negli anni 50 e quindi tutto il discorso della sua relazione col free cinema. E poi insomma, a partire da questi incontri abbiamo pensato con Francesco, anzi con Francesco il primo ad avere l'idea, che era bello raccontare la storia di questa persona della quale si scopriva ogni volta qualcosa di nuovo, qualcosa che non si conosceva. Grazie a Lorenza, che si fossero resi subito disponibili Bernardo Bertolucci e Marco McDowell, oltre al nostro vecchio amico David Grieco, per essere un po', diciamo, quelli che davano un parere e davano un loro punto di vista sul lavoro di Lorenza, c'è ancora di più spinto a pensare che era la cosa giusta, anche perché sono delle persone che non è che parlino con tutti e di tutto, insomma, Era la cosa giusta. era la cosa giusta. Faccio finta di essere contenta, Però insomma. fai finta molto bene, eh? Devo dire, anche l'attrice potevi fare. Lorenza, passando questo paio di anni con lei, ne abbiamo scoperte sempre nuove, appunto, c'è il cinema, c'è la scrittura. C'è la pittura, lei una volta mi disse: io non sono una regista, ho fatto dei film, non sono una scrittrice, ho fatto dei libri, non sono una pittrice, ho fatto dei dipinti. Ed è lei, è questo. E quindi non si poteva che raccontarla così. Tutto. Grazie.